una base di ragionamento per osservare dei cambiamenti, dei mutamenti, ma dare anche delle opportunità. Sì, dare delle opportunità è un protocollo che crea una partnership tra UNISA e appunto l'assessorato alle politiche giovanili, proprio per dare una possibilità in più ai nostri ragazzi anche di formazione e anche di possibilità di tirocini. La messa in rete tra istituzioni è il segreto per dare una risposta ai nostri giovani, quindi diciamo questo è solo l'inizio. Solo un inizio che si spera poi possa essere una proposta strutturata anche per creare una sorta di mercato del lavoro per questi ragazzi. Sì, sicuramente, perché molto spesso i ragazzi incontrandoli ci oppongono appunto: noi non sapevamo, non abbiamo letto, non abbiamo visto. Quello che vogliamo fare è proprio dare un ventaglio di possibilità che i ragazzi devono prendere al volo proprio per darsi delle opportunità, quindi è questo il nostro intento, lavoreremo per dare delle risposte. Ecco una chicca di questo ventaglio di opportunità? Noi abbiamo iniziato a fare anche dei convegni ancora prima diciamo di questa giornata, anche con il senatore Pittella sull'Europa, abbiamo dato delle, diciamo, abbiamo mostrato delle possibilità che ci sono appunto nella Commissione Europea, nella Corte di Giustizia Europea, anche con l'onorevole De Luca, che ha dato diciamo ai ragazzi una fotografia di quello che è stata la sua esperienza alla Corte Internazionale di Giustizia Europea. Insomma, abbiamo già iniziato insomma in maniera anomala, quindi, e continueremo per questa strada. Un importante protocollo d'intesa per dare opportunità nuove ai nostri giovani. Assolutamente, infatti devo dire che il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università di Salerno è molto attivo in questo campo. Abbiamo un osservatorio proprio per la partecipazione e la politica relativa a tutti gli inserimenti professionali, artistici, soprattutto tutto quello che in un qualche modo ci servirà a recuperare l'esperienza di giovani che altrimenti si perdono. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo con l'osservatorio da quasi 8 anni e siamo molto presenti e siamo veramente per la prima volta molto felici che il Comune di Salerno, con il quale ovviamente abbiamo un rapporto privilegiato, perché per fare un esempio banale nei nostri corsi di scienze della comunicazione a tutti i livelli, più del 60% sono ragazzi che vengono da Salerno. D'altra parte voglio dire, in questa prospettiva noi abbiamo da 3 anni sviluppato anche un accordo con dei licei salernitani, per esempio il liceo Tasso, in cui abbiamo concretamente istituito dei corsi di diploma in comunicazione, quindi maturità in comunicazione. Allora, a che serve tutto questo? Serve soprattutto, lo dicevo prima, a far vedere concretamente quali sono le opportunità locali, regionali, ma anche nazionali e internazionali per i giovani, che possono in un qualche modo e devono esprimere il massimo delle loro competenze e capacità per poter raggiungere concretamente lo spirito giovanile che spesso sfugge all'osservazione adulta. Bisogna essere capaci di capire attraverso le competenze scolastiche, attraverso quelle sotto di quelle competenze che invece vanno molto più al di là e che, se noi siamo in grado di recuperare, individuare e valorizzare, a questo punto diventano occasioni di lavoro. Quindi io spero che con questo protocollo inizi una collaborazione straordinaria con la città di Salerno e quindi io sono molto felice che l'assessore ci ha dato questa opportunità per lavorare insieme. Sì, sicuramente. Con l'osservatorio che abbiamo istituito nel 2010 al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, allora, e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione attualmente, abbiamo lavorato dall'inizio proprio sulle priorità, naturalmente, che i giovani mostrano dalle rilevazioni che noi facciamo attraverso la ricerca sulla condizione giovanile, in particolare nel territorio campano, che è un territorio sicuramente diverso per alcune peculiarità rispetto alle altre aree nazionali. E quindi
quindi su questa base, cioè sulla base appunto della conoscenza, di quello che la ricerca nel contatto diretto, cioè avendo, costruendo insieme a giovani delle possibilità di progetti, di, pensandoli anche insieme, quindi con una forte componente giovanile attiva all'interno dell'osservatorio, a partire proprio dai giovani che fanno parte dell'osservatorio fino a quelli che si riescono a coinvolgere con reti molto ampie attraverso anche i circuiti dei social media, della comunicazione. Fin dall'inizio appunto abbiamo cercato di capire e di puntare a quelle che sono le priorità. L'occupazione è naturalmente una priorità nella regione Campania, purtroppo molto penalizzata da questo punto di vista rispetto alla media nazionale, e questa condizione occupazionale in realtà si accompagna anche a una condizione difficile che diventa più, in termini più ampi, diventa esistenziale, perché non avere il lavoro comporta una serie di ritardi, di difficoltà, di slittamenti nelle scelte di vita, poi che riguardano anche la sfera personale, la sfera affettiva, familiare, amicale, quindi le relazioni sociali. Quindi a partire da quello che è la rilevazione appunto che riusciamo a fare attraverso il contatto con i giovani, costruiamo delle possibilità che possono essere, che sono differenziate a seconda del segmento di giovani, perché i giovani non sono tutti uguali, i giovani non sono tutti diciamo NEET, quelli che si chiamano, cioè fuori dai circuiti formativi e lavorativi, non sono tutti vocati diciamo all'imprenditoria, alla creazione imprenditoriale attraverso startup. Ci sono tanti segmenti e a mio avviso, e con l'assessorato ci siamo trovati subito in linea su questo, bisogna guardare ai diversi segmenti di giovani e capire per ogni segmento quale misura, quale possibilità è utile da costruirsi. Quindi percorsi di tirocinio insieme appunto al Comune di Salerno, anche come esperienza prelavorativa, percorsi di ricerca naturalmente fatti insieme ai giovani, percorsi di progettazione, cioè creazione di attività, di iniziative sui territori che vedano gli stessi giovani attori protagonisti. Queste in sintesi diciamo le linee d'azione principali che sono oggetto del protocollo che andiamo a stipulare oggi e che sicuramente già al momento, da un primo confronto, vedono delle possibilità concrete di mettere in campo questi obiettivi e quindi di perseguirli al meglio. Professor Leone e il professor Elia, per questa opportunità che ci consente sempre di più di crescere come Consiglio Studenti, ma anche e soprattutto come cultura e storia dell'università. Noi abbiamo già in cantiere una grande iniziativa in collaborazione con l'Osservatorio, che sarà il ricordo dell'onorevole Abdon Alinovi, grande onorevole del Partito Comunista, appartenente alla storia del Mezzogiorno, che ci sarà il prossimo, che sarà il 20 giugno proprio qua a Salone dei Marmi. Sarà un convegno basato sulla ricerca storica, politica di questa grande figura che ci ha lasciato a febbraio e che verterà e coinvolgerà sia l'università sia gli studenti e soprattutto le istituzioni.